Sì, io credo che su questo aspetto siamo molto, molto indietro, molto indietro. Io credo che quello che c'è scritto sulla Costituzione sia un bel libro, un libro dei sogni, ma anche l'indirizzo politico oggi è contrario a quello, purtroppo, dico, del recupero del detenuto. C'era un vecchio ministro della giustizia francese nell'epoca di Mitterrand che diceva una frase che io condivido molto. Lui diceva: non esistono criminali, esistono persone che hanno commesso dei crimini, che è una differenza sostanziale, persone che hanno commesso dei crimini. E quindi deve esserci il recupero sociale, deve esserci il recupero. Oggi però non è così, non è così. Politicamente c'è una politica, c'è un orientamento nell'indicare il detenuto come una persona, come disse una volta un PM molto famoso, disse a una persona che stava interrogando, disse: guarda, io se lei non parla non butto via le chiavi della sua cella perché qualcuno potrebbe ritrovarle, preferisco fonderle nell'acido. Ecco, questa è una cultura che è abbastanza, perdonatemi, aberrante. Un detenuto dovrebbe avere, ma non per il suo bene, per il bene della collettività, essere reinserito. I programmi, se voi andate al Ministero della Giustizia e andate a vedere quanti sono i programmi di reinserimento sociale, o anche per esempio di laboratori di detenuti che lavorano dentro il carcere per il sistema impresa, il sistema Italia, sono numeri ridicoli. Voi parlate con 10 vostri amici imprenditori e chiedete loro: ma tu sai che se tu prendi come manodopera i detenuti hai tutta una serie di agevolazioni fiscali, previdenziali, che ti permette di posizionare i prodotti che tu realizzi su un, come dire, in estrema competizione rispetto al mercato? Perché se tu assumi dei detenuti, che si possono fare? Tu li fai lavorare in carcere. E tra contributi e oneri fiscali tu hai un abbattimento quasi del 50% del costo di impresa, del costo dell'ora di lavoro dell'operaio. Ecco, queste cose sono, certo, devi fare la trafila, però sono le percentuali dei detenuti che hanno la possibilità di accedere. Cioè, il problema di Virginia Raggi, che aveva il problema delle buche a Roma, della spazzatura, poi lì si voleva far intervenire l'esercito, a un certo punto si è deciso di far intervenire i detenuti, di farli lavorare per mettere ordine nella città che poi è la nostra capitale. Ecco, c'è stato anche chi ha protestato, cioè, ma tanti, perché politicamente, come voi avete sentito mai un politico che quando va in campagna elettorale dice: amici cittadini, qui vi prometto farò costruire una bella caserma della Guardia di Finanza. Ma chi lo fa? Nessuno. Dice: ma come quello vuole far costruire la Guardia di Finanza qua? Ma io non lo voto. Così, avete mai sentito un politico che dice: noi i detenuti dobbiamo recuperarli, bisogna reintegrarli nel sistema connettivo del lavoro, della sociale e quant'altro? No, è un problema annoso questo. E poi ci possono essere, come diceva il professore, dei grandi sforzi per orientare, no? I tribunali, la cultura, lei parlava. Io credo però che siamo veramente, veramente ancora molto indietro.